Ciao ragazzi, questo non è il solito video sul super bonus, è più una sorta di documentario che vuole raccontare quello che sta succedendo a moltissime imprese, professionisti del settore e committenti che stanno utilizzando cessione del credito e sconto in fattura. Ascolterete l'esperienza e i consigli di un imprenditore edile che convive con i problemi creati dalle continue modifiche alla normativa del super bonus, ma nel video c'è molto di più. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo. Sono passati 3 mesi dall'ultima intervista e in 3 mesi la normativa del superbonus ha visto vari ritocchi. Quali sono le cruciali modifiche che riguardano il superbonus e poi anche gli altri bonus fiscali? Ok, allora dal 12 di novembre abbiamo visto susseguirsi tre modifiche. La prima, appunto 12 di novembre, il cosiddetto famoso decreto antifrode, nato sicuramente con i migliori intenti, cioè quelli di bloccare e di prevenire le numerosissime frodi che si sono verificate in questi mesi, parliamo di centinaia di milioni di euro. Il secondo è circa Natale la legge di bilancio, dove sono stati prorogati e modificate le condizioni di accesso ad alcuni bonus. E l'ultimo, risalente al 22 di gennaio, che è stata la modifica dell'articolo 121 del decreto legge, anche questo con l'intento sempre nobile di limitare eventuali frodi e che è andato a riscrivere, a ridisegnare le modalità di fruizione alternativa dei bonus, quindi la cessione del credito e lo sconto in fattura. Cosa cambia dal 7 febbraio? Allora, dal 7 di febbraio fondamentalmente cambia questo. È stato messo un freno, uno stop al potenziale ciclo infinito dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, cioè con il 121, articolo 121 prima stesura, non era stato messo alcun limite al susseguirsi delle cessioni, quindi il committente poteva cedere a chi voleva e a sua volta il secondo cessionario poteva cedere ad un terzo, il terzo ad un quarto. A cascata. Sostanzialmente a cascata senza limite. La modifica del 121 invece prevede un limite ad due livelli di cessione del credito che possono essere operati in questa maniera. O il committente che ha eseguito i lavori, quindi ha maturato il credito in prima battuta, lo cede a un secondo operatore finanziario di qualunque tipologia, banca, posta, privata, azienda, e il secondo, cioè il primo quindi cessionario, non potrà più andare oltre, Quindi quindi dovrà l'ipotesi, assolutamente il scontarselo. committente cede a una banca, la La banca. Perfetto. banca non può più cedere ad una seconda banca o da una ESCO o ad altri player più strutturati. Oppure il committente può cedere all'impresa e l'impresa subito gli riconosce il credito sotto forma di sconto in fattura. Quello non viene conteggiato nella catena delle cessioni perché non è una cessione del credito, ma è un'applicazione di sconto in fattura. A sua volta l'impresa può cedere ad una banca o a qualunque altro operatore e stop. Quell'operatore là non potrà più andare oltre in ulteriori cessioni. Quali sono state le prime reazioni a queste modifiche da parte delle banche e delle poste? Allora, Lorenzo, in generale ti posso dire che tutte le banche o in generale gli operatori finanziari hanno reagito innalzando i regimi di autotutela. Come l'hanno fatto, io non te lo so dire per tutti gli operatori. Conosco molto bene, ovviamente, le procedure di Poste Italiane, che sono l'operatore che utilizziamo per la cessione. Ti posso dire che fin dall'inizio, fin dal 12 di novembre, Poste Italiane, ad esempio, ha bloccato per 14 giorni il portale, quindi sia l'acquisizione delle nuove pratiche, sia la lavorazione di quelle vecchie, perché ovviamente ha dovuto adeguare il portale alle nuove regole imposte dal decreto antifrode. Dopodiché ha richiesto, a rigor di logica, la perfetta corrispondenza dei codici attività, quindi i cosiddetti codici Ateco, all'oggetto della lavorazione che poi ha portato al bonus da cedere. Sono famosi ormai come le barzellette i casi della macelleria che fatturava opere di ristrutturazione oppure rivenditori generici che mercanteggiavano nel mercato dei crediti fiscali. Come le imprese che magari nascevano apposta per. Bravissimo, anche le imprese che sono nate esattamente insieme al superbonus e la costituzione delle quali ovviamente è risultata non proprio limpida e chiara. Tant'è che Poste Italiane ha filtrato all'improvviso, direi, tutte quelle imprese
la cui partita IVA avesse un'anzianità inferiore ai 18 mesi. Inizialmente ci siamo caduti dentro anche noi a questo filtro, perché come tu ben sai nel 2020 ci siamo trasformati da impresa individuale a società a responsabilità limitata, la partita IVA era cambiata, quindi la macchina, il programma ci ha inizialmente bloccato. Ci risultavi come se fossi nato da... Dal dicembre del 2020, in realtà siamo nati nel febbraio del 2005, ovviamente la macchina non andava a leggere oltre l'acquisizione dell'ultima partita IVA. Fortunatamente abbiamo trovato una grande professionista all'interno di Poste Italiane a livello dirigenziale che ha capito la cosa e ha fatto, diciamo, manualmente quello che la macchina non poteva fare, ha valutato il vecchio profilo, il nuovo, e li ha fusi insieme e ci ha rimesso nelle condizioni di operare. Cioè, per assurdo, la cosa ha danneggiato più le imprese oneste che quelle... Diciamo che ha danneggiato potenzialmente molte imprese oneste. Sono sicuro di non essere l'unico, anzi mi è stato confermato appunto da questa dirigente che non sono stato l'unico. E, è un po' come quando si va a pesca con le maglie strette, prendi il pesce, quello che vuoi pescare, e magari prendi anche qualche specie protetta, qualche pesce che in realtà non volevi tirar su e che speri poi di riliberare un'altra volta. Il principio è lo stesso. Altra modifica, questa in realtà composta e sopraggiunta a partire da gennaio, quindi vedi che anche le loro procedure sono sempre in mutazione, le tempistiche di evasione delle pratiche dal punto di vista contrattuale sono state aumentate a dismisura. Ricordiamoci che Poste Italiane all'inizio era partita con un tempo di evasione di 10 giorni lavorativi, eravamo nel comparto dei sogni, 10 giorni lavorativi più 3 giorni lavorativi per la liquidazione, quindi per il bonifico, poi era passata intorno ad agosto-settembre a 20 giorni lavorativi più 3 per la liquidazione, da gennaio è passata a 180 giorni lavorativi, sottolineo lavorativi, quindi 9 mesi di calendario, più 5 giorni per la liquidazione. Si mette prima un bambino a nascere che ad avere la liquidazione del credito. Per carità, subito al nostro interpello hanno risposto che è un termine contrattuale massimo che non vorrebbero mai raggiungere, però intanto è un termine contrattuale. Certo, c'è scritto, quindi quello è. In concreto, quali sono le conseguenze per quei committenti che hanno già avviato o che devono iniziare dei lavori col super bonus o con gli altri bonus edilizi, come ad esempio il classico bonus ristrutturazioni? Allora, guarda, togliamo subito una categoria di committente, cioè quella che, tu mi hai appena riportato, deve ancora iniziare il cantiere super bonus. Riprendo quanto già detto nel precedente video, ad oggi, quantomeno per le unità singole, è molto improbabile che sia possibile iniziare un nuovo cantiere super bonus. Chi deve ancora iniziare i cantieri sulle unità singole, consiglio di nemmeno avventurarsi. Per chi l'ha già iniziato, per chi dovrà iniziarlo come condominio, di sicuro le differenze ad oggi sono queste. Sicuramente una ancor maggior difficoltà a reperire imprese che accetteranno di condurre i cantieri con il metodo dello sconto in fattura, cessione del credito. Tu sai che abbiamo fatto proprio insieme a te, insieme alla tua organizzazione, un test sul mercato di Padova, abbiamo interpellato altre 5 imprese selezionate tra quelle più presenti, e abbiamo chiesto se operassero lo sconto in fattura cessione del credito già un paio di mesi fa. Ti ricordi bene che il risultato è stato che 5 su 5 non operavano già in tempi non sospetti lo sconto in fattura la cessione del credito, perché già lì lo reputavano troppo macchinoso, non conveniente. Capisci che adesso la situazione andrà peggiorando. Perché? Perché il rischio dell'operazione è stato spostato tutto sull'impresa o comunque sul destinatario della prima cessione. Perché? Perché il committente è vero che può cedere all'impresa e recuperarlo sotto forma di sconto in fattura, ma l'impresa si troverà con un cerino in mano acceso che, se prima poteva essere ragionevolmente tranquilla di poterlo cedere a qualcheduno, adesso non è più così tanto sicuro, né in termini di
fattibilità, cioè non si sa chi potrà accettarlo, né in termini di tempo. Con lo sconto in fattura l'impresa non può più, in caso non riesca a monetizzare questo credito nel mercato dei crediti, non può più tornare dal committente a chiedere il pagamento di quanto ceduto, perché è uno sconto in fattura, il rapporto, diciamo, di cessione, chiamiamolo così, si chiude nel momento in cui emetto la fattura già scontata. Prima invece, e quello era il metodo che noi abbiamo sempre utilizzato, quantomeno dal punto di vista contrattuale, si operava con la cessione del credito, che aveva di fatto il vantaggio di poter essere salvo buon fine. Io acquisivo il credito da te, andavo a monetizzarlo sul mercato e te lo scontavo nella fattura successiva o te lo rimborsavo tramite bonifico. Nel caso l'operazione si intoppasse, potevo benissimo o non rimborsartelo o non scontartelo sulla fattura successiva. Certo. Altre possibili conseguenze? Sì, ricordiamoci che con l'introduzione dell'obbligo di asseverazione dei costi anche sui bonus ordinari, il carico potenziale per i professionisti asseveranti, che ricordiamo devono essere abilitati, quindi geometri, architetti, ingegneri, termotecnici solo per la parte inerente alla termotecnica, ricordiamoci che è un onere enorme, perché già sono interessati da tutte le pratiche del super bonus, quindi il termotecnico è obbligato ad asseverare le pratiche super bonus, i tecnici edilizi, edili normali, quindi geometri, architetti, ingegneri, comunque devono seguire anche loro le pratiche super bonus. Pensare di dover asseverare dei cantieri che hanno dei capitolati con decine e decine di voci risulta quantomeno insostenibile. I miei tecnici finora hanno fatto molta difficoltà ad accettare questo tipo di asseverazione. Immagino sarà diffuso un po' in tutta Italia questo problema. E invece altre conseguenze per le imprese che appunto hanno avviato cantieri? Ovviamente tu capisci che con l'aumento delle tempistiche di liquidazione, ok, di Poste, ma anche di tutte le altre banche, con l'aumento della burocrazia, quindi sarà più difficile anche arrivare al punto di cederlo ai player di mercato. Attenzione, quindi non solo è più difficile vederlo monetizzato, ma è molto più difficile arrivare al punto di poterlo maturare e cedere. E ovviamente questo inficia pesantemente, ma in maniera tremenda, sulla finanza di un'impresa. I cantieri hanno delle tempistiche di lavorazione e quindi anche finanziarie che arrivano al massimo a 60 giorni, forse 90 giorni in casi eccezionali, quindi non è assolutamente compatibile dover aspettare potenzialmente 9 mesi, ok? Sì. E quindi... Sì, 9 mesi fa tempo a fallire, Assolutamente fallisci prima, molto prima di recuperare i crediti. Quando li avrai recuperati sarà già troppo tardi. Facciamo un esempio di un condominio dove magari ci sono sei proprietari, quindi un piccolo condominio dove tutti i committenti avevano fatto, diciamo, un progetto di riqualificazione col super bonus e si trovano che l'impresa non può, diciamo, più fare lo sconto in fattura proprio per queste problematiche. Sì. Guarda, dal punto di vista normativo, legale, contrattuale, l'impresa è legittimata, e questo l'abbiamo già verificato col nostro legale, perché ovviamente ci siamo trovati anche noi in questa fattispecie, sarebbe anche legittimata a rescindere unilateralmente dal contratto per sopravvenute cause di forza maggiore e più nello specifico per la non più sostenibilità, per la mancata sostenibilità sopraggiunta dell'opera. Certo. Di fatto, allora, il condominio diciamo che è un po' più avvantaggiato rispetto all'unità singola che abbia già in esecuzione le opere. Perché? Perché ricordiamoci che il bonus 110 per i condomini ad oggi, nel momento in cui stiamo registrando, è previsto con aliquota al 110% fino al 31/12/2023. Quindi il condominio, nella peggiore delle situazioni, può anche decidere di sospendere il cantiere in attesa dei tempi di rientro dei crediti, ha più tempo per trovare altre alternative, ad esempio i condomini, nel caso di rescissione del contratto o di modifica unilaterale del contratto, hanno tempo di stipulare dei prestiti ponte con le banche, insomma si possono muovere con maggior tranquillità. Diverso è per le unità singole, facciamo un esempio che noi conosciamo bene, la casa anni 60 che tu stai seguendo con il tuo format,
dove hanno l'obbligo di ultimare le opere entro il 31-12 di quest'anno. Ovviamente diamo per assodato che tutte abbiano superato il 30% certo. A giugno, nel nostro caso siamo già oltre i due terzi di cantiere con la casa nel 60, ma attenzione perché il fronte del 31-12-2022 non è così tanto lontano se consideriamo i potenziali 9 mesi di rientro del credito per quanto ci riguarda, lo sottolineo, quanto ci riguarda a noi che lavoriamo con Poste e nella fattispecie in cui il cliente non abbia né la liquidità pronta all'uso né il merito creditizio, la capacità di contrarre nuovi prestiti, ok? Quindi i problemi sono effettivamente reali ed immediati in quei casi là. In concreto, quali sono state le conseguenze per te, per la tua attività e per i tuoi clienti e come hai gestito la situazione? Noi ad oggi abbiamo in lavorazione, stiamo trattando 3 tipologie di clienti. Abbiamo il condominio, che tu stai seguendo con il tuo format e che uscirà presto, che è già in lavorazione. Siamo già arrivati precisamente al 45,2 dell'avanzamento lavori. Abbiamo la casa anni 60, quindi tipologia villetta, dove siamo già ai 2/3 delle opere. E abbiamo poi svariati, parliamo di 11 contratti già stipulati in precedenza per tutto il 2022, parliamo di contratti già sottoscritti a conti versati e ahimè in taluni casi con i materiali non solo ordinati ma già in giacenza presso il nostro magazzino, parliamo di cantieri che devono iniziare fra 10 giorni, ok? Come li abbiamo trattati? Innanzitutto abbiamo stoppato immediatamente tutti e 2 i cantieri in lavorazione, condominio e casa anni 60. Abbiamo mandato una mail, prima abbiamo avvisato telefonicamente, abbiamo mandato una mail ufficiale dove sospendiamo il cantiere con effetto immediato in attesa o rivedere le condizioni contrattuali o nel caso il cliente decidesse di non rivederle di rescindere unilateralmente. Abbiamo fissato 2 incontri con i clienti. Allora, per il condominio delle Rose, di cui stiamo ancora attendendo il rientro del primo SAL, è un SAL molto importante, abbiamo deciso di sospendere il cantiere, portare a termine quelle 2 opere di cui avevamo già il materiale in casa, ormai erano in fase di ultimazione, certo. Poi congelare il cantiere fino a che non rientreranno i fondi quantomeno del primo SAL. Sì. Con la casa anni 60 di fatto abbiamo deciso la stessa identica cosa, noi stiamo attendendo nel loro caso il secondo SAL che non c'è ancora stato liquidato, è in fase di lavorazione da Poste, abbiamo deciso anche con loro di sospendere il cantiere, per fortuna la casa internamente è completamente finita, tu l'hai già vista, sì, la sì. Presenterai a breve, da loro mancano gran parte, il 90% dei lavori esterni che sono completamente disgiunti da quelli interni, sì. Loro ci possono abitare tranquillamente all'interno, quindi diciamo che personalmente non hanno fretta, fatto salvo il termine quasi imminente del 31-12-2022. Sì, fino a presto da arrivare a fine anno, eh? Assolutamente molto presto. Teniamo conto che di loro abbiamo già tutto il materiale pronto a magazzino, ok? Quindi sì. Dobbiamo solo metterlo in lavorazione. Per quanto invece riguarda gli 11 contratti del 2022, abbiamo immediatamente trovato una soluzione con il nostro legale di modifica delle condizioni contrattuali, abbiamo ovviamente convocato uno ad uno tutti i clienti, abbiamo esposto quelle che sono le ultime evidenze e abbiamo proposto una soluzione transitoria che prevederà quindi l'applicazione da parte nostra dello sconto in fattura, perché la normativa ce lo impone. Ad oggi, nel momento in cui stiamo parlando, ricordiamoci, non sappiamo se in fase di conversione in legge verranno portate delle modifiche, ma ad oggi è così, non possiamo far diversamente. O rescindiamo il contratto, ma non sempre è fattibile, ti ricordo, contratti, cantieri di imminente partenza, materiali già acquisiti, i clienti che stanno già vendendo la casa certo. Vecchia per poi entrare in quella nuova, quindi noi opereremo lo sconto in fattura, ma il cliente si impegna contrattualmente a sopperire a ritardi di cessione, di liquidazione, che vadano oltre i 40 giorni dall'emissione della fattura, detta in parole povere,
io sconto a te Lorenzo, che sei un mio cliente, il bonus direttamente in fattura, ma tu ti impegni nel caso in cui trascorsi i 40 giorni della fattura Poste Italiane, per quello che ci riguarda, non abbia ancora liquidato il credito, certo, ad anticipare quella parte di credito scontato che poi ti sarà ovviamente rimborsata. In alcuni casi sarà possibile eventualmente, in accordo con il cliente, dilatare i tempi di cantiere, quindi prevedere degli stop del cantiere. Ovviamente lì non saranno più rispettati i tempi contrattuali di consegna, ma se un comune accordo fra le parti potremmo anche sospendere e andare oltre. La quarta tipologia di non clienti, la vorrei definire, è quella appunto di tutti quei clienti che sarebbero stati potenziali futuri o che sono potenziali futuri clienti, che ci stanno contattando tutti i giorni. Ecco, a loro purtroppo dobbiamo rispondere no alla domanda: voi applicate lo sconto in fattura? La risposta è sì, noi adesso lo applichiamo per i cantieri e per i contratti che abbiamo già in essere, sì. Abbiamo deciso di non proseguire oltre, quindi dal 2023, perché per noi il 2022 è già completo, non opereremo più sconto in fattura, cessione del credito, perché è diventato di fatto insostenibile, sia sotto il punto di vista finanziario che sotto il profilo di rischio. Te lo devo chiedere, come l'hanno presa i clienti? Allora, guarda, avevo un po' di paura all'inizio, sono sincero, perché mi rendo conto che intervenire nella psicologia di un cliente che è già tranquillo, ha già fatto la scelta di tutti i dettagli, perché noi quando arriviamo alla firma del contratto i dettagli sono tutti scelti, si sta già pregustando la sua nuova abitazione con l'idea di esborsare X, intervenire per dare una notizia del genere, insomma, capiamo bene che non è facile da digerire. Devo dire che sono stati molto bravi, tutti hanno compreso che ovviamente questa modifica non è dipesa dalla nostra volontà ed è al di fuori del nostro controllo, sia chiaro, noi non possiamo controllarlo. Quindi di fatto tutti, rimane fuori un solo contratto che deve sottoscrivere questa nuova clausola, ma perché si deve muovere anche lui dal punto di vista finanziario, ma il 100% dei contratti in essere hanno accettato la modifica, e i due contratti, quindi il condominio delle Rose e la casa anni 60, hanno in accordo accettato questa nuova soluzione della sospensione dei cantieri. Comunque ho visto che ha pagato, come sempre, questo lo sapevamo già, ha pagato la politica di totale trasparenza che noi abbiamo sempre portato avanti negli anni, ancor più in questo momento estremamente delicato, e abbiamo sempre messo i clienti davanti a quella che era la cruda realtà, e ci hanno premiato affidandoci di quello che gli proponevamo. Secondo te, come si dovrebbero muovere quei committenti che hanno già avviato lavori oppure devono avviare dei lavori con la cessione del credito o lo sconto in fattura? Questa è una bella domanda, una domanda a cui faccio fatica a rispondere, perché ovviamente di ciò ne devono discutere con l'impresa che sta seguendo i lavori o le imprese che stanno seguendo i lavori o i general contractor che stanno seguendo i lavori. Attenzione a questa tipologia, non perché siano più pericolosi o meno onesti di altri, sia chiaro, ma perché è una tipologia di operatore che verrà limitata, che verrà penalizzata molto più di altri. Ci sono due tipologie di general contractor, io li definisco general contractor attivi nella filiera del cantiere o general contractor di tipo gestionale e di coordinamento. Allora, per i primi non ci sarà di fatto alcun problema, sono messi allo stesso punto di noi imprese, quindi sono obbligati allo sconto in fattura e possono a loro volta monetizzarlo verso le banche. I general contractor attivi sono quei general contractor, quelle realtà, quelle imprese, quelle società che hanno anche solo una parte di lavorazioni attive in cantiere tramite dei dipendenti diretti o tramite dei subappaltati, ma queste lavorazioni devono essere fatturate direttamente dal general contractor attivo.
L'altra tipologia è il general contractor che fa da coordinamento, che fa da collettore di altre imprese, che è magari l'unico interlocutore del committente, ma che non fattura opere, magari fattura solamente il compenso per la gestione burocratica e tecnica del cantiere. Ecco, in quel caso lì sarà un problema, perché normalmente in quelle dinamiche sono le aziende subappaltate che fatturano al cliente applicando subito lo sconto in fattura, le stesse subappaltate o consorziate cedono il loro credito al consorzio di coordinamento e il consorzio di coordinamento a sua volta lo andrà a monetizzare, lo andava a monetizzare dove riteneva più opportuno e rimborsava poi di riflesso i consorziati, i subappaltati. Ecco, questa operazione qua non potrà più esserci, ok? Sì. In quel caso là io non so, francamente, non lo posso sapere, non voglio neanche pensarci a come faranno. Quindi, prima cosa che secondo me dovrebbero fare i committenti che già hanno il cerino in mano, ricordiamoci sempre la metafora di questo cerino che si sposta, capire se il loro diretto contatto può ricevere il cerino o meno, che tipologia di realtà è. Inoltre, e questo lo dico a titolo di consiglio mio personale, alla luce di una sensazione che ho e che non vorrei si avverasse, ma penso invece si avvererà. Io sono convinto che nel prossimo futuro verranno inserite altre modifiche normative e se verranno inserite non saranno di certo di ampio respiro, anzi saranno di compressione dell'accesso a queste manovre, a queste agevolazioni. Quindi il consiglio personale che do a quei committenti che debbano ancora iniziare è quello di, o che abbiano già iniziato, quello di iniziare a prevedere un margine di errore, di liquidità aggiuntiva, magari valutando, che ne so, la messa in campo di finanziamenti ponte, piuttosto che la smobilitazione di capitali per chi ce li dovesse aver immobilizzati, in modo da far fronte a richieste legittime da parte delle imprese di anticipare alcune spese, piuttosto che di aumento dei costi, ad esempio i costi di asseverazione o i costi di gestione documentale, perché questa è una fattispecie secondo me molto probabile e che se non sarà gestita in maniera pronta provocherà sicuramente dei pericolosi ritardi ai cantieri, soprattutto, ripetiamo, a quelli che riguardano le singole proprietà. 3 mesi fa avevi detto che secondo te il super bonus è una bolla. In questi 3 mesi hai cambiato opinione, so già la risposta, e altra domanda, quali sono le tue sensazioni per il futuro? Allora, beh, ti sei già risposto, no, non ho cambiato idea, anzi mi sono battuto sulla spalla e ho detto sì, ci avevi indovinato. In realtà lo sgonfiamento della bolla, a mio avviso, non è ancora chiaro ad oggi, nel momento in cui stiamo registrando, ma lo vedremo già dalle prossime settimane. Ricordiamoci che l'ultima modifica normativa, quella del 22 gennaio, è successa praticamente la settimana scorsa, è uscita in sordina, molti, te lo dico per certo, molti miei colleghi impresari non se ne sono nemmeno ancora accorti, se ne accorgeranno magari con la fatturazione di gennaio, con le cessioni di gennaio. I privati tantomeno, loro non hanno le mani in pasta tutti i giorni, quindi devi lasciar loro il tempo di entrare nell'ordine di idee, di informarsi, e nelle prossime settimane avremo le prime evidenze. È ovvio che la bolla si sgonfierà e speriamo si sgonfi senza scoppiare prima, perché comunque chi ci governa sta mirando a questo obiettivo, sta limitando i metodi per accedere all'agevolazione. Quindi non sta andando a toccare l'agevolazione direttamente, ma la sta attaccando sui fronti laterali. Quindi sconto in fattura, cessione del credito, che è la sine qua non per l'accesso a determinati bonus, ad esempio super bonus, ed è un grande turbo per i bonus ordinari. Maggiore burocrazia,
incertezza che vanno ad iniettare nel mercato, soprattutto lato finanziario, quindi lato banche. Io ho già registrato una diffidenza sempre più crescente anche da parte del pubblico. Molti hanno iniziato a dire: è meglio lasciar stare. Su uno dei cantieri che tu stai seguendo e di cui parleremo, i clienti inizialmente partiti con l'intenzione di operare lo sconto in fattura, cessione del credito, clienti che hanno la possibilità di sostenere la spesa anticipatamente in toto, hanno deciso di non procedere, di lasciare in sospeso questa opzione e si sono riservati eventualmente di valutarla a fine opere, proprio per non rischiare di ritardare il loro cantiere. Quindi sì, sono convinto che andrà a sciamare. Ricordiamoci, togliendo la platea delle proprietà funzionalmente indipendenti, abbiamo tolto, a mio avviso, poi per carità i numeri non li conosco, correggetemi pure se sbaglio, però almeno nelle nostre zone abbiamo tolto un buon 70% della potenzialità di queste misure, insomma, ecco. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo. Sono nati diversi cantieri negli ultimi mesi, diciamo invernali, sono stati montati i cappotti. Stai sfondando un portone aperto. Allora, diciamo che le modalità operative tecniche purtroppo non sono state mantenute secondo quanto dovrebbe essere la specifica tecnica di lavorazione, ma sono state adeguate, secondo me, anzi sicuramente impropriamente, a favore dell'aspetto economico, e quindi si sta andando ad eseguire delle opere, che normalmente prima non si sarebbero mai eseguite in queste condizioni. Facciamo il classico esempio, l'hai riportato tu, ma è solo quello più semplice e più evidente: il cappotto applicato con un grado centigrado di temperatura esterna, quando chiaramente tutte le schede tecniche di qualunque azienda produttrice prescrivono per i prodotti a base cemento, quindi colla per l'incollaggio dei pannelli, per la rasatura dei pannelli isolanti e intonacchini di finitura, prescrivono i 5 gradi centigradi, ma nelle 24 ore. Cioè vuol dire che una volta applicato il materiale deve avere almeno un ciclo di 24 ore ad almeno 5 gradi centigradi. Ora, se la matematica non l'ho capita male, se alle 10 di mattina abbiamo un grado, 2 gradi centigradi, non sono un meteorologo, ma è ovvio che magari alla notte siamo andati a 0 gradi, se non sotto zero. Quel prodotto applicato non avrà il modo di maturare correttamente, bloccherà la sua maturazione, la riprenderà magari in più step ogni qualvolta la temperatura supererà i 5 gradi centigradi, ma non sarà una maturazione corretta, anche perché se io applico il pannello, facciamo un esempio isolante, con una colla, sopra una colla che non matura, poi sopra il pannello vado ad applicare la rasatura con una colla che non matura, che andrà a schermare a sua volta la maturazione della colla che è stata usata per l'incollaggio. Cioè, capisci che è una catena che va ad aggravare la situazione. Io molte volte, così in tono scherzoso, ho sempre detto, ma non troppo purtroppo, ho sempre detto che questo super bonus si trasformerà nel super bonus degli avvocati, perché sono assolutamente certo che nei prossimi mesi e anni avremo un aumento del contenzioso in campo edile spaventoso, spaventoso. Non voglio pensare alle conseguenze, intanto però ti ringrazio per l'intervista e ci vediamo in cantiere. Grazie a te, ciao. Ciao Lorenzo, buongiorno. Ho dovuto farti questa chiamata, questo video, a nemmeno 48 ore da quando abbiamo registrato l'intervista vera e propria. Ci sono state delle modifiche interessanti al quadro generale e te le volevo riportare. Innanzitutto, direttamente mercoledì, un'ora esatta dopo che avevamo finito di riprendere l'intervista, già erano uscite delle notizie in merito all'imminente chiusura dei canali di acquisto crediti di alcune banche, tra cui la più importante, la Cassa Depositi e Prestiti, che effettivamente aveva annunciato l'intenzione di chiudere i canali di acquisto crediti proprio
oggi, cioè oggi sarebbe stato l'ultimo giorno, venerdì, oggi sarebbe stato l'ultimo giorno in cui avrebbero acquistato crediti. Sempre gli stessi articoli avevano addirittura paventato una chiusura da parte di Poste Italiane. Poste Italiane non ha mai confermato questa linea e ad oggi continua a non confermarlo. Per fortuna anche la stessa CDP, Cassa Depositi e Prestiti, è tornata sui suoi passi. Quindi oggi non sarà l'ultimo giorno di acquisto dei crediti, sebbene abbiano già annunciato di voler studiare con maggior calma la situazione e quindi poi decidere con maggior serenità. Quindi non è ancora del tutto escluso che Cassa Depositi e Prestiti possa bloccare l'acquisizione dei crediti. Per quanto riguarda Poste Italiane, da ieri il sistema informatico, il portale da cui si gestiscono le cessioni dei crediti, è effettivamente disattivato. Si sta trattando di un semplice aggiornamento del software, un aggiornamento per l'allineamento alle nuove disposizioni di legge. Ricordiamoci che il limite di passaggio alle nuove disposizioni, alle nuove limitazioni sulle cessioni, era, e dico era, fissato per la mezzanotte di lunedì 7, quindi fino a tutta domenica la norma permetteva di cedere il credito a due livelli, quindi ha lasciato, diciamo, un periodo di passaggio tra il 22 di gennaio, data di pubblicazione del decreto Sostegni-Ter, e l'effettiva sua applicazione. In realtà ho usato il termine il tempo al passato perché ieri Agenzia delle Entrate ha pubblicato finalmente i moduli aggiornati con i quali richiedere le cessioni del credito, gli sconti in fattura. Oltre alla pubblicazione dei moduli aggiornati, mediante una circolare del direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato prorogato questo termine, diciamo così, di passaggio, questo termine cuscinetto, è stato prorogato di ulteriori 10 giorni. Quindi, la possibilità della cessione in due livelli si protrarrà fino al 16 di febbraio. Immaginate quindi che se ieri Poste stava operando l'aggiornamento con la vecchia, chiamiamola vecchia, scadenza del 6 di febbraio, già oggi dovrà riprendere mano all'aggiornamento per portarla al 16 di febbraio. Ecco perché anche oggi il portale di Poste risulta di fatto disattivato. Abbiamo provato a sentire il servizio clienti sia ieri sia oggi, ma non hanno nemmeno loro una data effettiva per la riattivazione. Proprio durante la prima telefonata a servizio clienti, quella che abbiamo fatto ieri sera, mi è saltato all'orecchio un aspetto un po' particolare. Durante la prima fase della risposta, quella in cui si ascolta la risposta automatica, la voce registrata ripropone le condizioni generali di acquisto dei crediti, tra cui le tempistiche. Riportava come termine per l'accettazione della pratica, quindi come tempo di lavorazione per arrivare all'accettazione della pratica, i 60 giorni lavorativi. In un primo momento ho pensato che l'audio fosse non aggiornato rispetto invece ai contratti che noi, ad esempio, abbiamo già firmato già il 14 di gennaio e che riportano, come ti ho detto durante l'intervista, 180 giorni lavorativi per la lavorazione della pratica. Quando ho preso la linea con l'operatore, ho subito chiesto un chiarimento. L'operatore, inaspettatamente, mi ha giurato e spergiurato che il termine dei 180 giorni lavorativi non deve essere considerato, ma il termine effettivo corretto sarebbe, e dico sarebbe, quello di 60 giorni lavorativi. Capite il mio stupore, perché non è normale e non si spiega il fatto che io debba sottoscrivere, quindi con valore legale, un contratto che riporta una tempistica X e poi il tempo reale sia meno della metà di X, perché 60 giorni lavorativi sono 3 mesi di calendario. 180 giorni lavorativi sono 9 mesi di calendario. La stessa operatrice mi ha risposto dicendo: ma si figuri, sarebbero 9 mesi
di calendario, si figuri se sarebbe possibile una cosa del genere. Sono pienamente d'accordo, mi chiedo anch'io come sia possibile un tempo di lavorazione della pratica di 9 mesi, ma mi chiedo altrettanto il perché di un margine di sicurezza così ampio. Io da progettista, quale sono da tecnico, so bene che un margine di sicurezza più che buono può essere un 30, un 35%, ma da 60 giorni a 180 giorni ci passa 3 volte tanto. Quindi staremo a vedere nelle prossime settimane, nella vera operatività di tutti i giorni, quale sarà il tempo effettivamente impiegato per la chiusura delle nuove pratiche, intendo nuove, quelle a partire da gennaio, quelle che sono tutt'oggi in lavorazione. Perché ovviamente la differenza sarebbe enorme anche in termini di ripercussioni sulla finanza di un cantiere. 3 mesi di calendario sono ancora gestibili. 9 mesi, come abbiamo già detto prima, assolutamente no. Staremo a vedere e ti terrò aggiornato su quello che succederà. Ragazzi, ho delle cose da dirvi. La prima è che spero che l'esperienza di Davide sia di aiuto sia a committenti sia ad altri colleghi, quindi imprenditori o comunque professionisti del settore. Gli ho chiesto un'altra intervista perché si parla tantissimo delle continue modifiche del Superbonus, ma poi alle persone interessano le conseguenze concrete delle modifiche a breve e magari a lungo termine. E Davide le conosce perché le sta vivendo in questo momento assieme ai suoi clienti. E deve cercare di risolvere i problemi. La seconda cosa è che vi voglio ringraziare anche a nome suo per i bellissimi messaggi che abbiamo ricevuto dopo la prima intervista, quella realizzata a novembre. E qui ne approfitto per fare una piccola precisazione. L'impresa di Davide lavora solo a Padova e provincia e per questo 2022 non prenderà altri lavori. Ma se siete della zona e volete prenotarvi per il 2023, potete farlo e nella descrizione trovate i suoi riferimenti. Se l'intervista è stata utile, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando le notifiche e condividete il video. Io ce l'ho messa tutta per fare un contenuto di valore e spero di esserci riuscito. Ci vediamo alla prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!